Ufficio Mondo dei Fornelli, ben trovati! Ma che bel venerdì pomeriggio! Ci stiamo avviando verso la stagione più bella dell'anno, la primavera, e noi vi dico che è quasi un anno, il mese prossimo festeggiamo il nostro compleanno, che vi teniamo compagnia in questo modo. Intanto do un benvenuto a tutti i nuovi membri, perché questo gruppo è nato con pochissime persone e oggi, a distanza di quasi un anno, siamo più di 24.000 clienti, 24.000 persone che amano questo favoloso coperchio magico. E noi non finiremo mai di ringraziarvi per la fiducia che ci state accordando e soprattutto complimenti. Complimenti per le ricette che state realizzando, perché da quando fate parte di questo meraviglioso gruppo finalmente avete tirato fuori i vostri coperchi dai cassetti. Infatti qualche ora fa mi ha chiamato una cliente e mi ha detto: Giovanna, ci fate venire la voglia di cucinare, veramente ho riscoperto una passione incredibile, e tutto questo grazie a Magic Cooker. Anche questo pomeriggio vi terrò compagnia con tre preparazioni, vi farò vedere due cotture forno e un primo piatto con la nuova arrivata in casa Magic Cooker, ma ne parleremo tra poco. Nel frattempo ci spostiamo da quest'altra parte della mia cucina, perché ho già poco fa, 5 minuti fa, messo in cottura qualcosa di saporito, e qui invece lo vado ad accendere. Allora, se il cameraman si avvicina, in questo nostro kit forno sto preparando un mini pan di Spagna al cacao, che dopo farcirò con della crema, con della Nutella, come meglio credo. Non ho fatto nient'altro che infarinare e imburrare la teglia. Ho impastato questo mini pan di Spagna con 4 uova, poi troverete la ricetta sul nostro blog www.rossomagiccooker.it, c'è una lente di ingrandimento, basta scrivere polpette al sugo, basta scrivere polpette fritte, pasta e patate, e trovate veramente tutti i passaggi, quindi tutto il nostro book tratto dalle dirette. Quindi qui andremo a cucinare direttamente sul gas, andando a sbirciare tutte le volte che voglio, perché in genere quando si utilizza il forno e si apre e si abbassa tutto, in questo caso non succede, quindi in soli 20-25 minuti. Quindi è il compleanno di vostro marito, di vostro figlio, lavorate, siete impegnate, con Magic Cooker riusciamo a realizzare una tortina veramente in me che non si dica. La cosa importante è avere gli ingredienti in casa, è chiaro, quelli li dovete procurare voi, e poi Magic Cooker pensa proprio a tutto. E invece da quest'altra parte, quindi qui ho appena acceso, no? Magari la fiamma. Allora, fiamma alta, ma fornello non eccessivamente grande. Io ve lo faccio vedere prima che mi scotto, perché è ancora freddo. Guardate un attimino, vedete? Fiamma alta, ma fornello non esageratamente grande. Quando la nostra calottina Smart Dynamic si solleva, vado ad abbassare un po' la fiamma. In genere i tempi totali per un pan di Spagna del genere di 4 uova siamo intorno ai 25 minuti più qualche minuto in autocottura, e quindi dopo i miei figli saranno felicissimi, perché loro adorano la panna, la Nutella, la crema. Dai, magari mi date qualche suggerimento voi su cosa devo mettere all'interno, quindi un'ottima colazione. Evitiamo di comprare le merendine ai nostri figli piene di conservanti, ma ho utilizzato le uova che mi ha dato una vicina, quindi delle gallinelle, una buona farina del mulino, e quindi stiamo attenti anche da questo punto di vista con l'alimentazione. E poi Magic Cooker in cucina a basse temperature è proprio il massimo, quindi evviva questo divo d'acciaio, io così lo chiamo. Allora, invece da questa parte sto utilizzando il cupolone San Pietro, qui sto utilizzando il modello nuovo del kit forno, questo qui è il modello datato, io volevo fare due cose insieme, ok? E quindi qui sto utilizzando il vero modello, quindi il modello più alto, più capiente, più squadrato e più attuale, più fashion, con il nostro cupolone. Secondo voi cosa sto realizzando su doppio livello, perché noi il venerdì sera ci divertiamo con queste preparazioni? Questa sera ricorderò insieme alla mia famiglia la mia tradizione, quindi vi sto preparando dei panini napoletani. Guardate, ve li faccio vedere, venite con me. Ecco qua, eccoli qua, già stanno super esplodendo, anche sotto, ci sono anche sotto, non so se si riesce, ahia, già mi sto bruciando, a visualizzare, dopo magari facciamo il cambio teglia, quindi sotto e sopra. Ho messo una fiamma alta,
Quindi fiamma alta per circa un 25 minuti, dopodiché inverto un attimo le teglie, proprio come il forno. Ci tengo a precisare che il nostro kit forno comprende il pentolone in alluminio spessorato 3 mm, che significa, Giovanna, che non storce a contatto con le alte temperature, quindi non è un pentolone che troviamo tutti i giorni. Nel pentolone non si cucina, perché è un pentolone che è studiato proprio per sfruttare il riciclo di aria costante, quindi non possiamo cucinare la pasta dentro, attenzione. Poi abbiamo una griglia per appoggiare, quindi di questa grandezza per appoggiare le nostre teglie. Abbiamo una tortiera e una ciambelliera. I dispositivi che noi utilizziamo, queste alzatine eccetera, li troviamo su Amazon, nel negozio magari dei cinesi, buon negozio di casalinghi, quindi non è un prodotto che attualmente abbiamo a disposizione. Ci organizziamo un po' noi, molto spesso escono anche dal microonde, quindi alzatini a modo vostro per fare la doppia cottura. E un'altra domanda che mi chiedono sempre, mi fanno le signore, le mie clienti, le mie adorate, clienti che saluto con un grande bacio: Giovanna, ma il cupolone lo posso mettere anche su altre pentole? Sì, il cupolone va bene su tutte le pentole da diametro 32. Infatti io ho delle pentole un po' più basse, 32, tipo della linea vulcanica, la nostra preferita. Appoggiando il nostro cupolone io riesco a sfruttare l'altezza, quindi la camera d'aria, per cucinare un pollo intero, per cucinare qualche verdurina in più. Quindi certo, Giovanna, ma posso pure friggere? Certo. E normalmente noi friggiamo col coperchio normale perché è molto più veloce, ma se vi trovate il San Pietro davanti è un dispositivo proprio come Jeep Cooker, quindi va bene, il funzionamento è quello. Nel nostro caso riusciamo a fare le pietanze a doppio piano. Tra poco si avvicina Pasqua, cominceremo a preparare le nostre colombe, i nostri taralli, insomma tutto ciò che è la vostra tradizione. Però voglio un attimo capire anche le vostre tradizioni, perché tenetevi pronte che ruberò le vostre ricette. Portiamo la nostra regione, la nostra città qui su Fantasie Fornelli con queste belle ricette pasquali, ci stiamo veramente avvicinando. Quindi qui ho utilizzato anche in questo caso una fiamma alta. Qui sto utilizzando un dispositivo classico, mentre qui uno Smart Dynamic, e se notate il dispositivo classic, nel caso del San Pietro, è più piccolino, quindi il dischetto più piccolino, quindi qui non necessita lo Smart Dynamic, in questo caso la carota è poco più grande. Quindi tutti e due partono sempre da fiamma alta, qui abbasso poco, qui abbasso poco, la procedura è sempre la stessa. Quindi parlare con voi è in mezz'ora a realizzare i panini napoletani, che poi troverete sul nostro blog www.rossomagiccooker.it. Dio, tenetevi pronte, fate anche le varie foto di come l'ho steso, di come l'ho arrotolato, di come l'ho tagliato, così con i miei tutorial vi do questo suggerimento, anche se io vi dico proprio questo, noi non siamo cuoche, noi vi insegniamo come si usa Magic Cooker. Sicuramente le vostre ricette saranno molto più gustose delle nostre, noi vi raccontiamo quello che adoriamo cucinare con Magic Cooker, quindi le nostre ricette sostituendo il forno. Perché dovrei utilizzare il kit forno al posto del forno? Ma i vantaggi sono incredibili: velocità, pulizia, perché non ci vuole olio di gomito, e soprattutto nutrirete, che tutto ciò che realizzate col kit forno rimane più umido, più succulento, e poi un piacere stare a tavola con la famiglia e nel frattempo realizzare un ciambellone, realizzare, che ne so, ecco in questo caso la torta, dei muffin. E la mattina mi diverto tantissimo, perché sono solita acquistare cornetti, saccottini, magari quelli congelati, no? Quindi la mattina li appoggio dentro, nel frattempo che faccio il caffè un quarto d'ora, i miei figli hanno il cornetto caldo, quindi anche questo è Magic Cooker, senza accendere il forno, perché io veramente non so adoperarlo. Sono 12 anni sposata, ma io sono 12 anni che è arrivato un Magic Cooker nella mia vita, io il forno non lo so proprio utilizzare. E poi pensiamo adesso che cominciano a migliorare le giornate, comincia a far caldo, cominciamo ad andare nei nostri campeggi, sì, perché la vita prima o poi deve riprendere, e quindi Magic Cooker ci viene d'aiuto ancora una volta. Quindi il cupolone e il kit forno, loro stanno andando là, io sto chiacchierando con voi. E nel frattempo ci spostiamo in questa zona. Allora, qui c'è la nuova arrivata in casa Magic Cooker. Abbiamo il nuovo coperchio rotondo, quanto è bello, da 21, non c'era fino adesso, avevamo il 16, il 25, il 27, il 31, il 35, quadrati, ovali, insomma, di tutte le misure, ma il coperchio 21, tanto richiesto, è piombato a casa mia direttamente dall'azienda Magic Cooker, sempre attenta alle nostre esigenze, dei consulenti e dei clienti, proprio ieri.
Quindi stamattina appena l'ho aperto, ho tolto la patina, la plastica che esce, perché ogni nostro coperchio viene con la patina bianca, e l'ho messo in funzione. E ho realizzato la cosa che adorano di più i miei bambini, il loro pranzo preferito è la carbonara, una semplice carbonara. E quindi oggi la voglio proprio riprovare con voi. Quindi, come vedete, noi vi raccontiamo ciò che facciamo in famiglia con molta semplicità. Poi le ricette sono le vostre, ok? E andiamo insieme col coperchio 21, il coordinato, la perfetta. Questa è un'altra nostra perfetta da 20, da 20 cm, meravigliosa, in polvere di diamante. Anche questa senza nickel, cadmio, piombo e nessuna sostanza che possa arrecare danno alla nostra salute. E rullo di tamburi va bene anche sulle cucine a induzione. Quindi le palline sotto ci fanno capire questo, ci sono tutti i tipi di cotture, vetroceramica, gas, induzione, insomma una pentola veramente perfetta, come dice il nostro motto. Vediamo un pochino, ma cosa posso cucinare qua dentro? Il mondo! Questa è una grandezza, un gioiello che a casa non può mancare, è veramente un bijou. E fino ad un paio di persone, ma pure tre, poi dipende come mangiamo, attenzione con la pasta, attenzione, ci possiamo veramente mangiare. Vediamo insieme, dai, come fare questa carbonara, sapete pure perché? Perché ci sono tantissimi nuovi membri all'interno di questo gruppo che ancora l'hanno vista, e siccome le nostre dirette sono numerose, a volte si perdono, ma dobbiamo scorrere sopra per trovarle, quindi noi andiamo un attimo a rispolverare anche delle ricette così semplici. Allora, io metto un cucchiaio d'olio, ormai ce l'ho nelle mani la misura. In genere metto una noce di burro, poi dipende. A me mia mamma mi ha insegnato di mettere l'aglio nella carbonara, poi ci sta chi mette la cipolla, e vado a mettere della pancetta, potete scegliere una pancetta affumicata, una semplicissima pancetta. E vediamo un po', dai, chi mi suggerisce. Appoggio il coperchio, accendo con una fiamma alta e vado poco poco ad insaporire. Quindi l'insaporimento di base è fondamentale, ok? Perché così non ci allontaniamo dalla nostra tradizione. Ora non so se voi avete notato una cosa, ok? Il nostro 21 ha la calottina più piccina, vedete? Su questo 21 quindi non c'è lo Smart Dynamic, non va bene, perché molti già me l'hanno chiesto stamattina, perché il forellino è stretto, quello dello Smart Dynamic invece è largo, quindi in questo caso è un classic e in tutta sincerità va bene così, per quello che è il nostro, la nostra pentola è una perfetta proporzione, quindi coperchio 21 è perfetta da 20. Sapete che in questa pentolina ci ho cucinato anche un dolce al caffè, un piccolo panettoncino, quindi veramente è velocissima, è bellissima, è ben spessorata e mi permette di fare di tutto di più, compresa la frittura, che è veramente l'eccellenza. Qui sentiamo già un pochino di sfrigolio e mi insegnate voi adesso qual è il secondo passaggio. Nel frattempo, intanto che si sta un attimo insaporendo la pancetta, perché è una preparazione semplicissima, io sono curiosa di vedere cosa sta succedendo nei nostri kit forno. Qui c'è una gioia e un profumo incredibile. Si sta appena appena sollevando, ancora è pronto, però lo voglio sbirciare insieme a voi, venite a vedere. Allora, io alzo qui, quindi ancora è successo nulla, si sta solamente gonfiando e infatti il nostro Smart Dynamic ancora non si è sollevato. Quando si solleva abbasso la fiamma, quindi più intelligente di così si muore, ci mancava Smart Dynamic in casa nostra. E poi vediamo cosa sta succedendo invece nel cupolone. Allora, il cupolone, vi do un suggerimento, poiché c'è una camera d'aria importante, quindi bella, abbondante, cercate di non stare sempre a sollevare, perché altrimenti lo raffreddate una volta, lo raffreddate due, quindi lasciate agire, tanto non si brucia nulla, assolutamente. Ve lo voglio far vedere giusto per far capire cosa sta succedendo. Si avvicina il cameraman, ecco qua. Guardate quanto si sono gonfiati questa meraviglia di panini, sono veramente uno spettacolo, enormi, pieni pieni di mortadella, di salame, di provolone. Io ho aperto più di una volta perché lo so che la vostra curiosità è infinita, però voi per 25 minuti non aprite mai, non succede nulla, laddove dovreste bruciare qualcosa voi mi chiamate, ma è veramente impossibile bruciarlo. Allora, qui si è insaporito. Quindi andiamo a vedere un attimino la nostra carbonara, ma quanto è veloce questa pentola, è fantastica. Allora ragazze, io adesso vado a togliere l'aglio, perché sono i miei figli, sapete come fanno, no? Vado ad aggiungere, ho scelto dei fusilli, io adoro i fusilli
perché lega benissimo, e vado ad amalgamare. Ovviamente siamo circa su 150 grammi di pasta e voi mi insegnate che dobbiamo aggiungere l'acqua. Io adesso, che non mi ero organizzata, allora, pasta secca, 100 grammi di pasta, un bicchiere d'acqua, 200 grammi, due bicchieri, pasta fresca, 100 grammi di pasta, mezzo bicchiere d'acqua, il risotto, un bicchiere di riso, due di acqua. Giova, queste cose sono difficili, sono troppo difficili, come faccio? Venite con me, vi faccio vedere com'è facile. Io ho riempito un po' d'acqua, un'acqua fredda dal rubinetto, dovete andare a coprire, ma non totalmente. Guardate qui, vedete? Non deve essere totalmente coperto. Laddove io voglio aggiungere l'acqua, lo posso fare durante la fase di cottura. Aggiungo un pizzico di sale e vado a far ripartire, ecco qui, la cottura. Fiamma alta, quando esce il vapore abbasso la fiamma. Sempre la stessa tecnica, si parte sempre con fiamma alta. Esce il vapore, abbasso la fiamma e aspetto i tempi di cottura indicati in confezione. Ovviamente i tempi di cottura della pasta sono molto soggettivi, sia per quanto riguarda il gusto, a me piace al dente, a me piace più morbido, sia per quanto riguarda la qualità. Quindi lì la cosa bella è che Magic Cooker non ci detta un vademecum. Allora, 10 minuti, fiamma così, guarda, controllo, non ti preoccupare, non succede niente. Dovete stare tranquille e soprattutto cominciare ad abbinare l'uso di Magic Cooker con le vostre fiamme, perché una cucina varia dall'altra, non è che sono tutte quante standard. L'unica preparazione dove non si alza mai il coperchio durante la fase di cottura, me lo insegnate voi, è la frittura, perché in quel caso andiamo a perdere tutto ciò che abbiamo detto e quindi le basse temperature. Qui nel frattempo la carbonara voi la fate con le uova. Ci sta pure chi la fa col pesce, chi la fa di tutto di più. Ho messo due uova, quindi la porzione è veramente per due persone. Ho messo un bel po' di parmigiano, perché ai miei figli piace veramente bella piena piena di parmigiano, e ci metto anche in questo caso un pizzichetto pizzichetto di sale, perché l'ho messo già un po' nella pasta, quindi proprio giusto un pizzichetto, io metto un cucchietto che mi trovo meglio. E poi ci sta chi mette il prezzemolo, lasciatemelo passare, ci metto un poco poco di pepe, ci sta che metti un po' di noce moscata, insomma, dovete scegliere voi, anzi, consigliateci cosa mettete nella carbonara, ci sta pure chi mette la cipolla, c'è qualcuno di voi che mette la cipolla nella carbonara? A me non piace, quindi alla là io l'ho proprio eliminato, altrimenti i miei figli e mio marito non lo mangiano, ma nemmeno io. E quindi invece voi come la fate la vostra carbonara? Noi siamo curiose di sapere, intanto vi sistemo un po' da questa parte, e vi faccio vedere una cosa tra poco simpatica. Allora, quali sono i vantaggi di cucinare in questo modo? Ma veramente infinitesimi, io dico, perché intanto stiamo sporcando una sola pentola, quindi meno olio di gomito, intanto stiamo riducendo tantissimo il gas, perché qui in 10 minuti è fatta, e quindi un altro grandissimo vantaggio, la digeribilità, perché di digeribilità ne possiamo parlare, abbiamo risolto tanti casi di persone che avevano bruciori, reflusso, sentivano lo stomaco pesante, come il Magic Cooker con le basse temperature abbiamo risolto anche questo tipo di problematica, e quindi è un altro vantaggio. E poi qual è il vantaggio? È la velocità, quindi non amiamo cucinare, il Magic Cooker ci aiuta, adoriamo cucinare, possiamo fare più cose nello stesso momento, insomma, non avere Magic Cooker a casa è veramente una vergogna, ormai ce l'abbiamo veramente tutte. Qui sto uscendo il vapore, io mi diverto, parlo con voi, utilizzo Magic Cooker, è qualcosa di incredibile. Sta uscendo il vapore, vi faccio, se volete, sbirciare all'interno, vedete, è partito il processo di ebollizione, molto molto semplice. A questo punto cosa faccio? Abbasso la fiamma e attendo i tempi di cottura indicati in confezione, che se non erro erano di 8-9 minuti questa pasta qui. Non facciamo pubblicità, alla fine, quando manca l'ultimo minutino, vado ad inserire il nostro uovo col nostro parmigiano. Ehi, mi stai chiamando? Corriamo a vedere il pan di Spagna. Tra poco ci sta la prova del 9, perché dobbiamo invertire le teglie dei panini napoletani, e quindi corre Giovanna che si bruciacchia, perché sono una pasticciona, ma sono contenta di esserlo. Allora, qui si sta sollevando la nostra calotta, e quindi sicuramente
siamo a oltre la metà della cottura. Io vado a sbirciare anche il camera se riesce ad avvicinarsi, perché le signore vogliono vedere all'interno, non vogliono vedere questo bel viso di Giovanna, ho capito Giovanna, tu parli sempre ma vogliono controllare. Guardate che meraviglia di pan di Spagna, ragazze, è qualcosa di fenomenale. Io vado a metterlo qui, quando si solleverà completamente il nostro Smart Dynamic abbasso, e invece qui secondo me è proprio tempo di invertire le teglie. Ah, eccole qua, e adesso ci divertiamo. Vi faccio vedere come ci divertiamo, come si bruciacchia Giovanna, perché sono una pasticciona, non mi sono organizzata come il guanto. Allora, proprio come fate con il forno, appoggiate qui, agganciate questa, eccola qui, qui, spengo un attimino, questi sono quasi fatti pure, facciamo tutta la situazione, voilà, senti, non ho combinato una ceglia, ecco qua, rimetto questo qui, questa qui, ripeto, l'ho comprata su Amazon, non è della nostra azienda, eccola qua. Scusatemi, ma mi sto emozionando perché brucia. Ce la faranno i nostri eroi? Aspettate che si è incastrata. Il bello della diretta! L'ho incastrata. Eccola qua, maledetta. Questi erano quelli che stavano sotto. Guardate qua, sono già fatti. Vi lascio un attimino qua, ancora qualche secondo. Prova superata! Mannaggia a me con queste alzatine. Allora, è più facile di quanto pensate, so io che sono un poco pasticcione. Allora, quindi qui ancora qualche minutino, dopodiché spegniamo. E anche qui, appena si solleva, vado ad abbassare. Io do uno sguardo alla pasta, e poi ve la faccio vedere io la pasta. Ma questa volta una pasta che igienizza. Ecco, tra poco parleremo di Match Foam, perché la nostra azienda, che ha una serie di pentolami incredibile, coperti, kit foam eccetera, ha anche un prodotto che non rovina le manine quando andiamo a pulire l'acciaio, i rubinetti, le scarpe dei nostri bambini, i marmi, i lavandini, tutto di più, e anche il pentolone del kit forno, quindi tra poco lo vedremo proprio in funzione. Io qui vedo cosa sta accadendo. Assolutamente nulla, stiamo procedendo. Quando l'acqua si sarà consumata, metteremo il nostro uovo e andremo a servire. Proprio semplice, io sto parlando con voi, sto facendo i panini napoletani, che in questa casa ci stanno profumi incredibili, sta la mortadella e il provolone che si stanno sposando, è una cosa bellissima, perché ci ho messo provolone, mortadella, salame, insomma chi più ne ha più ne metta. Ora io parlo di Magic Foam, questo qui è uno sgrassatore della nostra azienda, vedete, sembra tipo una pietra, è al limone. Non contiene particelle di alluminio, non contiene sostanze che possano rovinare le nostre mani, non bruciano gli occhi, anche se la mangiate è buona, la potete sciogliere nella torta, sto scherzando. Comunque è veramente eccezionale. Per cosa la utilizzo? Per i marmi agli esterni, per i vetri della doccia, perché non si fanno le palline, i puntini di calcare, per i rubinetti, per le scarpe bianche dei nostri bambini, lo metto anche sul collo della camicia, delle camicie bianche di mio marito, oppure del grembiulino dei bambini. È un ottimo sgrassatore, tipo la pasta bianca. È veramente eccezionale, e vi dico pure questo, avevo uno stendino fuori al terrazzo, io ho un terrazzo col pavimento bianco, che cosa è successo? Mi ha fatto un po' di ruggine sotto, e io mi sono organizzata con Magic Foam e ho tolto questa ruggine. È chiaro che era una ruggine momentanea, della settimana, non eri 300 anni fa, però mi sono aiutata, l'ho applicata e ho risolto questo problema. E i mobili da giardino, tra poco cominciamo a tirare fuori le sedie, i tavoli eccetera, ottimo. Inoltre viene utilizzato, mio marito lo utilizza per i cerchioni dell'auto, perché sgrassa, è veramente eccezionale. E oggi vi faccio vedere come dovete pulire i coperchi e come dovete pulire il pentolone del kit forno. Siamo pronti? Perché adesso ci spostiamo da quella parte. Nel frattempo io credo che qui la pasta è andata, prima di spiegare Magic Foam, altrimenti mi distraggo. Vado ad aggiungere l'uovo, così si va a apprendere, eccolo qua. Ma che meraviglia! Lasciamo qualche secondino che si apprenda e poi lo serviamo. La fiamma sta tutto a posto e andiamo un attimo a pulire il nostro coperchio e il nostro pentolone. Allora, qui si è sollevata, perché dobbiamo stare attenti anche a questo passaggio.
Io sbircio, ancora una volta, sì, evviva Magic Cooker e Kit Formula, tutte le volte che voglio. Allora, no, lo dovete guardare pure voi, perché è proprio un'emozione, veramente mi sto emozionando da sola, guardate qua, che bijou, che meraviglia, mamma mia, come gonfio, 4 uova, 180 grammi di farina, incredibile. Allora, si è sollevata qui la calotta, io vado ad abbassare poco poco, vedete, io non ho utilizzato una fiamma proprio esagerata, altrimenti voi lo bruciate sotto, va bene? Quindi ho abbassato poco poco, tra poco spengo e lascio in autocottura. Vi ho detto che i tempi sono quelli che sono e io sono veramente veloce come la luce. Qui abbiamo lasciato ancora un pochino colorare, vado a dare giusto un'occhiatina per quelle di sotto, perfetto. Ricordatevi voi che tra 2 minuti spengo pure il cupolone, perché se no mi metto a fare le pulizie di primavera. Allora, signore, vi faccio vedere come si utilizza Magic Foam. Io sto prendendo un coperchio, perché affinché il coperchio si mantenga sempre bello lucido lucido, a parte che lo potete mettere in lavastoviglie tranquillamente senza smontarlo, io sapete cosa faccio? Ogni 15 giorni faccio questo trattamento, perché si crea una patina protettiva idrorepellente, quindi le macchioline, anche per chi ha magari l'acqua un po', la durezza dell'acqua è forte, qui in Puglia in campagna è molto forte la durezza dell'acqua, non si fanno quei puntini, ok? È come il Viagal? Assolutamente no, perché il Viagal è nocivo, però per i rubinetti del bagno io utilizzo questo, e quindi quando i miei figli schizzano dappertutto non si fanno quelle puntine brutte che sono sempre lì a lucidare. La stessa cosa per il coperchio. Allora, prendo la spugnetta, qui c'è la spugnetta in dotazione, però voi potete utilizzare anche una normale spugnetta, una normale spugnetta da cucina. Allora, lo faccio vedere, non guardate che poi non vi trovate... Vado a massaggiare, qua è tutto un massaggio la nostra azienda, abbiamo fatto le cose, vado a creare una sorta di schiumetta, va bene? Eccola qui, si crea la schiumetta e vado ad agire sopra il coperchio, si graffia, ma che si graffia? La testa si graffia, quindi vado a fare così, madonna come è bello, qui come esce spork, mamma mia, sono 15 giorni che non lo faccio. E quindi anche sotto, guardate qua, vedete, tipo una schiumetta, guardate, maronne che meraviglia, questo coperchio c'ha 8 anni, vedete, un po' nero, ok, adesso vado a sciacquare, com'è bello pure che le mani, perché ha un odore di limone e ti lascia le mani proprio belle profumate, morbide, che non si rovinano. Mo prendo un bello pannuccio e lo tengo da qualche parte. Spendo il cupolone, perché non me l'avete ricordato. Ve l'ho detto pure, ricordatemelo. Insomma, vado ad asciugarlo e rimane veramente, vedete? Lucido, lucido, perfetto. E quando ci metto di nuovo l'acqua su, Giovanni sta falata dei pazzi oggi, vi faccio vedere che se ne cade proprio da sola. Vedete? Idrorepellente. E mo è tempo di cupolone, però prima vado a spegnere la carbonara. Ah, 15 giorni si è rigenerato questo coperchio, proprio bello, 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 bello. Allora, qui è super andata, mamma che meraviglia, eccola qui, la bella carbonara che vado ad impiattare. Ah, perfetta, perfetta. Poi ci mettiamo un filino di olio crudo, eccolo qua, che meraviglia questa pentola, quanta pancetta ci ho messo, ne prendo un po' in più, che i miei figli dicono sempre: Giovanna, l'occhio, mamma, l'occhio vuole la sua parte, quindi mettiamo un po' di pancetta, che nel frattempo si è ben rosolata, mamma mia che bella pentola, bellissima, ci metto un filino di olio. Ecco qua, ecco la nostra carbonara, voilà, vedete? Però io ci metto un altro po' di parmigiano, consentitemelo, perché un altro po' di parmigiano ci vuole, Eccola qua, bella cremosa, la pancetta bella succulenta succulenta e l'ultima spolverata ci voleva di parmigiano. Quindi veramente una velocità nella nostra perfetta col coperchio da 21 in super offerta. Questo è un prodotto a una serie limitata, quindi solo 49,90 coperchio e pentola. E per chi sceglie solamente il coperchio 19,90, quindi solo il coperchio 19,90
il coordinato 49,90. Anche qui vado a spegnere, ho spento anche il nostro pan di spagna, il cupolone l'ho spento. L'offerta ha veramente un numero limitato di pezzi perché è una nuova misura, perché il 21 è appena uscito, e poi è una misura come pentola, quindi una 20, che non deve mancare in nessuna cucina, quindi va bene per la ragazza che studia, la coppietta di sposi, ma anche per chi ha la famiglia numerosa, perché magari ti sta dietro, deve mangiare a parte. Cosa posso cucinare lì? Dalla frittura ai dolci, veramente di tutto. Quindi sta carbonara, profumi, i miei figli già stanno arrivando, ho detto dovete aspettare un pochino. E adesso andiamo a fare lo stesso massaggino e andiamo a pulire il nostro kit forno. Ovviamente mo non mi costringete a fare la pulizia dalla alla Z, vi voglio solamente far vedere cosa è importante quando applicate Magic Foam, che è un prodotto della nostra azienda e ne vado veramente fiera. Io non compro nient'altro di detersivi e sgrassatori, utilizzo solo questo. Non dovete bagnare la superficie, perché se la bagnate non si risolve granché, cioè perdete tutta l'efficienza, anzi l'efficacia. Massaggino, schiumetta e applicazione. Guardate in che condizioni. Ok, vado a appoggio qui così mi trovo meglio a togliere magari la macchia più grande. Eccola qui, la vado a vedere. Non so se si riesce a rendere perché sono storta. Qui c'era tutto macchia, vedete? Guardate qua come si sbiadisce, sto tutta storta, scusate un attimo, mo lo pulisco e ve lo faccio vedere. Ah, come bello! Guardate qua, ok? Quello è tutto il magari il grasso che cola se fate le patate o se fate del pollo, eh? Massaggiate. Io ovviamente faccio solo questo lato, altrimenti non me ne esco più. Così potete pulire il kit forno. Solo questo pezzo, l'altro pezzo ho detto di no. Ecco qua, lo sciacquo, solo da quella parte ve lo faccio vedere. Allora, ah, così entra un bel kit forno nuovo, anche all'esterno, eh? È semplicissimo. Voilà. Allora, vi voglio far notare, allora, questa è tutta la parte che ho trattato, vedete? Questa è la parte devastata, questo qua, vedete? Tutto questo, di qua ce l'ho tolto, ovviamente sono andata in velocità, guardate qua come si è consumato bene bene, poi faccio un'altra passata perché non sono andata comunque molto molto veloce, anche sotto, quando a volte capita che vi annerisce, andate a fare forte forte e viene uno spettacolo. Ora noi dobbiamo andare per i tempi della diretta veloci. Ecco perché quando ci chiedete il vostro kit forno perché è sempre così lucido, per questo motivo, perché noi utilizziamo ogni 10 giorni Magic Foam su asciutto. Infatti mi sa che mi sta aspettando il pentolone perché stamattina mi sono trattata questo qui, infatti perciò è tutto bello lucido lucido. Magari dopo ti finisco, non ti preoccupare, ti faccio pulito pulito. Quindi abbiamo trovato anche un'altra soluzione. Ora è tempo di tirare fuori le cose e voilà, il signor panino napoletano. Ve lo faccio vedere, lo mettiamo in un attimo. Qui c'era qui. Vedete? Mamma mia, che meraviglia! Lo prendo con le mani. Ah, come brucia. Eccolo qua. Voilà. No, scusate, io mi sono organizzata e mi sono comprata la pinza. Però sono una pasticciona. Ah, ce l'ho, vedi? No, perché non la uso, santa fede. Ovviamente anche quelli sotto li prendiamo, aspettate, li prendiamo dopo, ecco qua, giusto per farvi vedere, eccoli qua, macchiata, vedete, perfettamente dorati, vedete, voilà, aspetta signor cupolone, eccoli, panini napoletani perfettamente cotti, quindi un poco sotto, un poco sopra, ripieni di tutto di più. Questi qua sono, c'hanno comunque anche il latte dentro, quindi sono belli morbidi morbidi. Allora, ecco qua i panini, qui togliamo un po' di cose e mo devo tirare fuori il pan di spagna. Allora, ma che
Mi sto emozionando. Eccolo qua. Voilà. Eccolo. Vedete quanto è venuto bello, mamma, come profumo. L'unica cosa è che è caldo, a parte che mi sto bruciando le mani. Devo aspettare un pochino che si rapprenda prima di poterlo poi farcire. Vedete? Perfettamente tolto. Quindi, vediamo se riesco a fare questo, poi lo rigiriamo, no? Allora, perché è scotto, sennò si rovina tutto. Però ve la voglio far vedere. Cotto, perfetto, soffice, guardate qua. Brucia, adesso lo faccio raffreddare un po', perché io il pan di Spagna lo faccio sempre il giorno prima, dopodiché lo vado a tagliare e lo vado a farcire. Insomma, oggi i miei bimbi saranno contenti. Pan di Spagna al cacao, e troverete tra poco la ricetta, dopo mi ci metterò, non so, vedo un attimo, faccio una crema, vedo un secondino, però si deve comunque raffreddare. L'abbiamo fatto veramente in 25 minuti. Abbiamo fatto i panini napoletani nel cupolone, questa sera una cena incredibile che posso fare, una carbonara veloce, giusto una cosa rapida per farvi vedere il nostro lancio, il nostro nuovo prodotto, l'Elite serie limitata, 49,90, potete bloccarlo subito e il prodotto arriverà o quando decidete voi, perché potete decidere la data, questa è una cosa bellissima, oppure la tempistica, siamo intorno alla decina di giorni, massimo 15 giorni, quindi come avete visto siamo andati anche in velocità per queste spedizioni, perché la nostra azienda, questa grande azienda italiana che ormai è diventata leader del settore, è veramente cresciuta a dismisura, quindi ci siamo ampliati e vi dico che noi siamo onorati di lavorare per questa azienda. Ma io una cosa vi dovevo dire, mi sono proprio dimenticata, era la cosa più importante alla quale ci tenevo. Vedete questo coordinato? Bistecchiera della Magic Cooker, che tutti vogliono. E il cupolone, questa la potete avere gratuitamente aprendo una scheda punti. Quindi per tutte coloro che vogliono sapere, perché abbiamo solamente 100 persone che possiamo scegliere in questo mese, e vi dico che già stamattina abbiamo avuto tantissime richieste, quindi abbiamo gli ultimi posti, si può avere la bistecchiera con il cupolone gratis con la scheda punti e totalizzando 10 punti, ma poi vi spiegheremo come funziona. Quindi scrivete sotto questa diretta: ok, conquista cupolone bistecchiera, e io e Margherita, che siamo i leader di questo gruppo, vi contatteremo in chat, quindi state pronte, e vi diremo come fare per prenotare e aprire la scheda per ricevere questo prodotto d'Elite gratis raccogliendo i punti. Bene, io l'appoggio qua perché c'è un profumo in casa mia incredibile. Anche questo pomeriggio mi sono divertita tantissimo, io il venerdì l'adoro, anche perché stasera poi stanno i panini napoletani. Domani avremo doppio appuntamento, domani mattina alle 10:30 ci saranno Simona e Daniela, domani pomeriggio ci sarà Titti, quindi veramente una settimana piena. Noi vi ringraziamo ancora per la fiducia, aspettiamo i vostri ok conquista per il cupolone e la bistecchiera. Io vado a preparare il pan di Spagna e voi chiamate la vostra referente di fiducia o la persona che vi ha invitato a questo fantastico gruppo e prenotate la nostra bomboniera, il nostro prodotto d'Elite Perfetta con nuovo coperchio da 21, 49,90. Ciao a tutte!